La scarsità dei fondi ha condizionato la piena realizzazione del piano infrastrutture. È quanto emerge dal rapporto della Corte dei Conti, secondo cui la magistratura contabile ha evidenziato l'esigenza, anche in virtù delle risorse derivanti dal PNRR, di implementare iniziative per la razionalizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari per lo sviluppo del Paese. La Corte, riaffermando la necessità di iniziative strutturate a garanzia del raccordo fra i soggetti coinvolti nelle fasi di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere, ha sollecitato la piena attuazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici sugli strumenti pianificatori e di programmazione. È necessario, secondo i giudici contabili, che il Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, verifichi la possibilità di individuare uno specifico piano gestionale all'interno dei capitoli interessati. I dati contabili sono relativi a ognuno degli interventi previsti per l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, il progetto unico linea ferroviaria Milano-Genova 3 Valico dei Giovi e il potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole e Genova-Campasso. L'obiettivo è giungere a un quadro finanziario chiaro e aggiornato di ciascun intervento per favorire il monitoraggio su risorse stanziate e pagamenti effettuati, anche al fine di agevolare il controllo da parte degli organi preposti. La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato, un regime da 2 miliardi di euro che l'Italia ha messo a disposizione per la diffusione di reti mobili 5G ad alte prestazioni. La misura rientra nella strategia che l'Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della digitalizzazione del Paese. Il regime di aiuti contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi strategici dell'UE relativi alla transizione digitale. Il finanziamento arriverà dal Piano per la ripresa e la resilienza e resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. L'aiuto previsto assumerà la forma di sovvenzioni dirette a favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Per la Commissione europea la misura è necessaria e proporzionata per ovviare ai fallimenti del mercato, in particolare al fatto che non esistono né sono previste reti mobili che soddisfino adeguatamente le esigenze degli utenti finali. L'esistenza di un fallimento del mercato è stata valutata attraverso la mappatura delle infrastrutture attualmente disponibili e di quelle previste e tramite una consultazione pubblica condotta dalle autorità italiane. Inoltre, il regime di aiuti prevede salvaguardie sufficienti per garantire che eventuali distorsioni indebite della concorrenza siano limitate. Flessibilità e conciliazione con le esigenze della vita privata. Sono questi i principi su cui si basa l'accordo quadro sottoscritto da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano. L'intesa definisce nuove modalità di lavoro facendo tesoro dell'investimento tecnologico e dell'esperienza operativa adottati proprio per far fronte al periodo della pandemia. Vengono introdotte nuove regole di flessibilità che rafforzano la possibilità di conciliazione tra vita privata e lavorativa. Raggiungere questo equilibrio è frutto di forme lavorative sperimentate negli ultimi anni. Lo smart working viene esteso e diventa adattabile alle necessità di ogni persona, a partire da 2 giorni settimanali. Previste nuove regole sul diritto alla disconnessione, tra cui la definizione di fasce orarie specifiche per le riunioni, oltre alla possibilità di co-working, sia come strumento di agevolazione per raggiungere il luogo di lavoro, sia come stimolo per la collaborazione e il contatto tra colleghi. Viene introdotta inoltre una maggiore flessibilità oraria, oltre all'incremento del valore del buono pasto erogato anche per le giornate di smart working. Attenzione particolare è riservata al supporto alla genitorialità, con l'estensione del congedo obbligatorio per i neopapà e speciali permessi per agevolare l'inserimento nel sistema scolastico. Viene confermata la possibilità di fruire di permessi per svolgere attività di volontariato, anche individuale. Ancora una volta il governo accelera sulla digitalizzazione e la lotta al contante. Difatti renderà obbligatorio l'uso del POS a partire dal 30 giugno prossimo, quindi anticipando i tempi, la sanzione per chi non rilascerà lo scontrino attraverso il POS quando richiesto sarà di 30 euro più il 4% dell'importo della transazione.